Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Proviamolo su Nintendo Switch, la mia serie dove proviamo i giochi più attesi e più interessanti e vicendo su Nintendo Switch per la prima volta. Oggi tocca al gioco di Sio, Super Cane Magic Zero, Legend of the Cane Cane. Un gioco abbastanza demenziale, infatti come vedete c'è già scritto premi una roba e via dicendo. È un gioco abbastanza casual a tutti gli effetti, in sostanza è un gioco per divertirsi. E lo troverete nel Nintendo Shop di Nintendo Switch, quindi tranquillamente. Non costa neanche troppissimo e sembra a tutti gli effetti un gioco abbastanza divertente. Qua c'è scritto imposta opzioni. Come vedete qua ci sono i credits, però possiamo skipparli easy. È cambiata la musica. Andiamo direttamente in gioco. Io farei salvataggio 2 perché l'ho provato tipo 0.2 secondi avviandolo, però poi volevo semplicemente fare altre robe. Ci sono 4 modalità di gioco, mega difficile, difficile, sfida e rilassante. Io andrei in rilassante perché comunque dobbiamo semplicemente provarlo. E ci sono svariate opzioni, c'è storia oppure arena. Io andrei semplicemente di storia, così vediamo un po' com'è il gioco. Premendo A sblocca il nostro personaggio. Possiamo cambiare colore, mettere svariati colori e cambiare personaggi. Per esempio c'è Cosa, Giancoso, Anna Cosa. Ma io metterei direttamente Coso. Classe idraulico, classe fornaio. Mi piace classe fornaio. 3, 2, 1. Let's go. Classico stile di Sio, in sostanza. Se vi piace Sio, con questo gioco avete vinto. Se non vi piace Sio, mi spiace. Se stai guardando questo gioco su YouTube, clicca mi piace subito, se no continuo pure a giocare. Ecco, ragazzi, seguite il consiglio di Sio. Tanto tempo fa, nella lontana terra conosciuta come Molise, viveva Giorgio, un commercialista di Bergamo. Ma Giorgio non c'entra nulla con la nostra storia. Wow! La nostra storia è ambientata nel magico mondo di Wotf. Un po' di tempo fa, circa l'altro giorno, nella casa del Mago Torta, viveva il Mago Torta, un mago molto potente e simpaticissimo. Sapeva fare tante magie, per esempio faceva apparire delle torte, oppure a volte faceva apparire delle torte più grandi. Un giorno, mentre stava mangiando un'insalata di torta, starnutì, cadde al suolo e morì. Il suo cane di nome era lì vicino quando accadde. Dalla tristezza, per qualche motivo, diventò un cane magico. Da quel momento, ogni volta che abbaia, succedono delle cose spettacolari. Per esempio, il vulcano laser è congelato improvvisamente giovedì scorso e sono caduti molti dolci dal cielo che hanno spaccato tutto. Perfino la luna è stata ricoperta da una barriera impenetrabile di cioccolato. È in atto una vera e propria tempesta di meteoriti di magia canina. Chi potrà mai fermare il cane magico? Noi. Coso. Eccoci qua, infatti. Dove sono? Che male alla testa, non ricordo nulla. Come sarò finito qui? Cos'è questo posto? Sembra un cratere. Forse sono un alieno caduto sulla terra. Allora sono fortissimo. Wow, cadere dallo spazio è neanche un graffio. Ehi tu! Arriva la polizia aliena. Ma sono loro gli alieni. Tu? No, tu! Ah, io! Bravo, esatto, evviva! Chi sei tu? Io sono un alieno. Ma è impossibile, noi alieni abbiamo meno bulbi oculari. Ah, scusa, mi sarò confuso. Scusi, accettate. Però non ti ho chiesto cosa sei, quanto piuttosto chi sei. Ah, vuoi sapere il mio nome? Se non ti dispiace. Mi chiamo... Oh, boh, non ricordo nemmeno come mi chiamo. Meglio inventarsi un nome al momento. Allora, non ci fa scrivere un nome strano. Però, allora, proviamo con un reset. Non mi fa resettare. Jump up. No, aspetta, andiamo così. Allora, andiamo di Gansglonde. Mi chiamo Gansglonde. Ciao Gansglonde, mi chiamo Robocchio. Ciao Robocchio, perché volevi sapere il mio nome? Ah, giusto, devo arrestarti per formazione di cratere non consentita. Ma non l'ho fatto apposta. Capisco, sei in arresto lo stesso. Uffa. Qui adesso ci sbatteranno dritti in prigione, contando fino a 5. Sicuro che tu abbia finito tutti i compiti di matematica? Cioè, non ha senso. Cioè, questo gioco rappresenta perfettamente Sio al 100%. E io gli voglio tremendamente bene. Tra l'altro, ragazzi, se volete una serie su questo gioco, lasciate dei mi piaci. Dei mi piace, non mi piaci. Dei mi piace, come ha suggerito Sio prima. Se stai guardando questo video su YouTube, lascia dei mi piace. Io adoro queste memate pazzesche, cioè... Quanto devi essere un eroe per fare ste cose. Oh, eccoci qua, dopo il caricamento ho preferito fare un taglietto. Eccoci qua. Come funziona?
Ascoltate bene, gente. Oggi è il vostro giorno fortunato. La tempesta di meteori ha interrotto il funzionamento di internet da più di una settimana e il presidente ha deciso di dimettersi per protesta. Prima, però, ha annullato tutte le leggi. Siete liberi, branco di teppisti. Adesso uscite di qui e cercate di sopravvivere. Là fuori è pieno di mostri. Muahaha. Come funziona? È veramente stranissimo. Fa un po' strano, ma la prigione è piena di cartelloni che spiegano come eseguire alcune basilari operazioni nella vita. Leggeteli se volete far felice il direttore. Ok, se proprio devo. Ok, continuare a respirare per evitare la morte. Non mi aspettavo così basilari. La migliore pizza sul planetoid. Pizzeria della la villaggio. La villaggio, sì, l'unica pizzeria a Watf. Ok. Questo cos'è? Ok, suppongo sia tipo premere questo. E si apre questo. O forse no. Interagisci con le leve, oggetti e persone usando... Ah, ok, questo è abbastanza base. Ah, ok, devo fare semplicemente così. Cos'è? Oh, una pietra. Prendi, lascia. Invece con A... Aspetta, ma l'ho mangiata. Ah, devo posizionarla sulle robe. Ok, chiarissimo. Muovi e mira. Ah, ma cosa? Lancia R più R. Ah, ok, easy. Molto intuitivo. Un po' troppo sensibile l'analogico, devo essere sincero. Aspetta, come si risale? Ok, si risale da qua. La musica tra l'altro è fantastica. Dai, ma c'era. No, niente, non gli va di arrivarci. Perché non ci arriva? Forse devo farlo dal lato, raga. Aspetta, dobbiamo risalire. La musica è strana. Strana tantissimo però, eh. Forse devo farlo da qua. Sì, infatti, mi sa. Infatti. Eccola lì. Aspetta, ma c'è un telefono. Perché ho un telefono? Ah, posso tirare un telefono, wow. Oddio, fa danno. Ehi, potresti farmi il favore di distruggere quei nodi di alimentazione? Tengono chiusa quella porta. Ho promesso a mamma di smettere di essere un teppista, ora non posso più rompere cose lanciando oggetti in giro. In che senso? In che senso? È stranissimo. Allora, posso prenderli e ritirarli tutte le volte che voglio, da quello che sembra. Cioè, non hanno tipo una rottura. Carina come animazione. Da qualche parte è scattato un meccanismo. Sembra un classico gioco alla SIO comunque. Un po' puzzle, un po' avventura. Poi suppongo che la rissa sia tremendamente divertente. Aspetta, ma... Ora che ci penso... L'ho mangiato, ok. E qua tipo... Devo portare... Ok, siamo tornati in vita. Ok. Lasciamo un attimo qua. Senti, ho parlato... Ho fatto tutto. Evviva liberi! Oh, aspetta, ora mi toccherà andare a trovare mamma. Non mi sembra molto soddisfatto della cosa. Cos'è? Boh, vabbè. Cos'è sta roba? Ah, un altro po' di puzzle, eh? No, l'ho missato malissimo. Forse faccio obiettivamente prima a fare così. Fatto. Classico puzzle, sì, 100%. Questo meccanismo è rotto, ma dai. Ma è una testa. Cosa dovrei farmene di una testa? Senti, vai via, testa. Questo invece non è rotto, è perfettamente funzionante. Circa. Sottolineo molto questo circa. Ok, quello non succede niente. Però qua non fa... Ah, no, aspetta. Chiaro, dobbiamo tirare lì. Ma pesa un botto, è una mia impressione. Vediamo qua. Clack. Ah, ecco qua. Fatti gli ultimi due. Dai.
I tasti sono estremamente sensibili, sta cosa non mi piace. Ehi, aspetta! Prendi le armi qui sopra prima di entrare nella prossima stanza, anche se è scritto perdi. Una di quelle strane persone verdura che abbiamo arrestato a Minestronia sta attaccando chiunque, con una padella. Michelucci è andato lì da solo per cercare di calmarlo, ma io ho troppo paura per aiutarlo. Allora, cartonato, righello, voglio il righello. Come attacco il righello? Ok, con R. Beh, giustamente c'era scritto. Aspetta, ma se tipo prendo... Ah, posso anche parare. Fa danni anche lo scudo. Meglio di niente. Ok, abbiamo distrutto sta parte. Adesso dovrebbe, ecco, aprire qua. Oddio. C'è un botto di gente. Ma non gli faccio danno. Già, non gli faccio danno. E va bene. Ma mi sembra comunque carino come gioco. Ah no, invece danno gliene faccio un sacco. Solo che va messo in combo. Danno a palate. Ok. Ok, qua abbiamo finito e andiamo. Quindi se teniamo premuto A, tipo con la banana, recuperiamo vita. E idem vale per le altre robe da mangiare. Questa invece cosa sarebbe? Cosa ci dovrei fare con questa roba? Non lo so. Non lo so, forse mi ha dato qualche power up. Penso fosse sia. Sì, qualche power up. Presto, prendi queste vite extra. Ce ne sono altre in giro per i livelli. Mangiali tutte. Comunque dai raga, direi che grosso modo abbiamo capito come funziona il tutto. Cioè non c'è molto da dire obiettivamente. Da qua si esce e si prosegue l'avventura verso altri livelli. Sì dai, classico gioco un po' di avventura. Mi ricorda un po' i primi Zelda, se devo essere sincero. Quelli con la visuale dall'alto. Sì dai, non è male. Comunque dai, possiamo chiudere qua il video raga. Fatemi sapere un po' voi com'è nel box dei commenti. A me sembra abbastanza carino. Ovviamente lo scopo di questa serie è farvi vedere i giochi per la prima volta e farvi capire quanto siano belli, se ne valga la pena e via dicendo. E quindi niente ragazzi, grazie per la visione, grazie mille anche dei mi piace. Ringrazio nuovamente per eventuali commenti, mi piace, tutto quanto e via dicendo. E vi aspetto nel prossimo video. Mi raccomando, non mancate assolutamente. Alla prossima.